Grazie. Ma io inizierei dai cataloghi piccoli piccoli, perché probabilmente li hanno fatti a mia immagine e somiglianza, visto che poi non sono così alto. No, effettivamente abbiamo fatto questa scelta di voler proporre al mercato delle agenzie di viaggio e dall'altra parte anche all'utente finale, al consumatore, questa nuova formula di cataloghi che nel contenuto sono gli stessi rispetto a quelli vecchi, ma senza dubbio con questo formato più seducente, più carino, pensiamo, perché tutto quello che è un po' più piccolo viene trasportato meglio, viene individuato meglio. E dall'altra parte, visto che considerato che siamo un'azienda estremamente impostata anche su un fattore ecosostenibile, abbiamo cercato di abbattere meno alberi possibili. Vabbè, di novità ce ne sono, devo dire, tantissime per la programmazione invernale di Hotelplan. Giustamente dicevano prima i nostri T-Club, che sono il nostro fiore all'occhiello proprio come nuova tipologia di prodotto che abbiamo introdotto nei brand di Hotelplan circa 4 anni fa. Abbiamo aperto finalmente, io devo dire, il nuovo T-Club a Berenice, che si trova ai confini con il Sudan. Questo albergo a Berenice, dove è composto da 50 ville, pensate che le ville hanno una superficie, una metratura quadrata di 220 metri quadri, pertanto sono veramente tutte stupende, si affacciano direttamente sul mare ed è un resort incredibilmente affascinante. Poi andremo ad aprire i primi di dicembre una nuova isola alle Maldive che si chiama Vaca Rufali, e anche questo avrà uno standard alberghiero estremamente elevato. Tra l'altro Vaca Rufali gode di una barriera corallina intorno a tutta l'isola che è una delle più belle in assoluto che esistono alle Maldive. Un'altra novità per quanto riguarda invece un albergo classico, un albergo a New York, però visto che gli Stati Uniti sono da sempre il nostro punto di forza, abbiamo voluto incrementare la nostra forza proprio su New York con The Empire, che senza dubbio cercherà di soddisfare l'esigenza di tanti clienti. Per quanto riguarda il brand di Hotelplan, pertanto il colore rosso, giusto per citare una novità che effettivamente non è una novità, è la ristrutturazione di un villaggio alle Maldive a Turuga, che è sempre stato un punto di forza nella programmazione di Hotelplan. Ristrutturazione, e sarà riaperto anche questo i primi di dicembre. Questo viaggio di nozze non è piccolo come i cataloghi Hotelplan e Turisanda, ma è veramente, come formato è un po' più grande e rispecchia un po' quello del T-Club, ma anche nel contenuto è veramente grande perché ci sono tantissime proposte. Non solo, torno a ripetere, come viaggio di nozze, ma anche come potersi sposare nelle varie nazionalità. E l'altra cosa fondamentale è la nostra partnership. Al nostro stand è ben visibile la nostra partnership con una catena alberghiera mauriziana che è la Beachcomber, e con la Beachcomber abbiamo iniziato questo percorso con un catalogo speciale dedicato solo ed esclusivamente all'isola di Mauritius e invece anche alle isole Seychelles.